ciao a tutti quelli che guardano Sailor. Ho dovuto ricancellare perché si era bloccato. Io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi, domenica 18 febbraio 2018, vedrete un vlog che lo vedrete lunedì 19 per problemi. Non ho avuto tempo di editare il video di sabato, come vedrete, domenica 18. Ho fatto la pasta ora da scolare. C'è il ragù, non è quello pronto, stavo dicendo. Oggi da un paio di giorni Firenze è così. Brutto tempo di cacca. Allora, stavo dicendo nella parte in cui purtroppo si è cancellato. Martedì mattina ho un incontro con la tutor per l'intervento socioterapeutico, cioè il tirocinio lavorativo alla sua sede. Purtroppo il problema è che in questo periodo, diciamo così, questo tirocinio lavorativo sta creando delle situazioni negative invece di, quindi poi vi aggiornerò nel prossimo vlog, penso domenica, non so quando. Il problema è che poi martedì vedrete un video che oggi devo registrare. Beh, però a parte questo, perché ho persone in casa, cioè mia madre deve accompagnare mia sorella con l'esame medico, per il resto stavo dicendo in quell'altro pezzo di vlog che misteriosamente se bloccato il telefono e non me lo dà più, quindi lasciamo perdere. Sto scolando la pasta per me e per mia madre. Come dicevo, non sono da solo oggi, c'è lei che dorme. Allora vi faccio fare una risata. Mia madre pretende che io gli faccia, cioè io questo mese devo riscuotere, cioè i soldi del tirocinio di gennaio, assolutamente. Mia madre pensa che con 300, penso neanche 300, cioè meno di 300 euro, perché ho iniziato a metà gennaio, perché se ti ricordate il tirocinio era sostituito, usciranno soldi per il regalo a lei, che in realtà più il regalo di compleanno, più il fatto che prossimo mese io per una settimana devo andare a Napoli. Mia nonna fa 90 anni, ha organizzato festa festicciole nel ristorante, sapete, ci va a Napoli come tra figli, nipoti e pronipoti, quindi e altre persone, non so chi, quindi saremo in Napoli. Pretende che le persone vanno vestite tutte elegante, giacca, questo, e da questo poco di 300 euro, che è meno di 300 euro questo mese, io compro il vestito per l'evento. Mia madre forse non ha capito in tubo che i vestiti costano. Io poi devo fare un ordine della Defan Box di Marte, ve lo dico, un ordine, devo pagare un ordine in un Planet Shop che vedrete a fine o inizio marzo, e devo prenotare su Amazon il quinto volume dei manga di Sailor Moon a 3,99, perché avendo Amazon Prime io ne ho cioè la possibilità di fare così, perché mi conviene, invece di pagarlo a 4,70 mi conviene fare così fino al 12° volume, poi se non è così. Ditemi anche la vostra, non solo Chiaraccio ma anche gli altri, cosa pensate che da questo piccoli pezzi di soldini, diciamo così, nel mese scorso io esco come il figlio dell'Emiro, perché in realtà io non sono il figlio dell'Emiro, quindi non posso comprare tutto. Già ho detto a Moon Planet Shop, io mi pago, invece mia madre si crede pretende un po' troppo. Ora scolo la pasta e mangio insieme a voi, cioè voi in una piccola parte, sperando che il video non ti interrompa.
torno subito. Come potete vedere, oggi si mangia il ragù. Più di questo, perché quando registro il cellulare, questo telefono non permette di cambiare la visuale, quindi ve lo devo far vedere così. La caffettiera è già pronta, si deve mettere sul fuoco. E no, era il bastone da surf che era stato colpito dal piatto. Io vi do, cioè non è che vi do, ci vediamo dopo, perché questo vlog per la memoria lo divido in due parti che poi saranno unite. Quindi buon appetito a tutti voi, anche se voi lo vedrete pomeriggio, mattina e sera, e ci vediamo dopo. Ed eccomi nella seconda parte. Lo avevo detto, erano le 2 e meno 10, meno 5, è passato un'ora, ho fatto i piatti, il caffè ancora non lo accendo, però mi è venuta un'idea per le fotografie per Instagram, a te Basello. Come potete vedere, ora ve lo mostro in anteprima sul vlog, anzi lo avete visto chi mi segue anche su Instagram, ma non potevo fare, perché sono le uniche cose che ho di questo. Non so se riuscite a vedere. Vabbè. E quindi ho intenzione di fare con i manga di Sailor Moon quelli che ho per ora, a livello fisico. Chiudo un attimo la luce, c'è un casino e devo ancora editare questo benedetto video di sabato. E quel manga di Sailor Moon, quindi la Sailor Moon di quelle che si trovavano, quel fanbook in edicola, con la Sailor Moon al gioco prezioso del 95. Accendiamo il caffè. Ora mi metto la parte che uscite a vedere qui. Ok, caffè pronto. Il caffè dopo. Vabbè, il caffè ci vuole sempre, secondo me. Dopo il io ho dovuto togliere la prima parte del vlog, metterla nel computer, perché poi comunque, come dicevo, fine mese dovrebbe arrivare a livello di manga gli altri due volumi che sono usciti del manga di Sailor Moon, cioè il volume 2 e il volume 3, ve lo dico, questo ve lo posso dire. E poi ordinerò, quando mi arriveranno i soldi, il volume 5 con Eterna Sailor Venus su Amazon, perché secondo me pagarlo $3.99 e mi conviene molto di più su Amazon. Poi il giorno dopo mi arriva il pacco avendo Amazon Prime. Vabbè, a parte questo, allora facciamoci un conto dei manga di Sailor Moon che dovrebbero uscire. Marzo numero 5, maggio, aprile Chibi Moon, ho visto che lei è la sesta, sul sesto volume. Maggio c'è Tu Eterna Uranus, giugno Eterna Sailor Neptune, quindi l'8, giugno il 9 e appunto Eterna Sailor Pluto, Eterna Sailor Saturn e il numero 10 che dovrebbe uscire a luglio. Agosto dovrebbe uscire il penultimo volume del manga che è riferito all'arco Stars, penso, perché c'è Chibi Chibi Moon come volume undicesimo, penso agosto settembre 2018 o agosto 2018 dovrebbe uscire il dodicesimo e l'ultimo manga di Sailor Moon, il dodicesimo, dove c'è Serenity, penso sia in Serenity con Lady in versione principessa, Cibiusa, e appunto la piccola Chibi Chibi. 5-7, quindi ne mancano altri 8
e devo dire che ho finalmente la versione cartacea dei manga. Allora, io ho deciso di prendere direttamente da Amazon perché mi conviene molto, molto, perché è assurdo, cioè come prezzo mi conviene molto conveniente. Io poi da Planet Shop ho un altro ordine, basta per ora, che non è manga, non sono manga, ma sono due manga che io già vi avevo accennato tempo fa. Vi metto un attimo così, vedete, il caffè. Ok, sta uscendo il caffè. Un attimo. Dopo una mano non ci riesco. Lo zucchero mi è in tazza, di tappa c'è. E dicevo appunto, ora faccio l'altra fotografia con il manga di Sailor Moon, poi rimetto in ordine il posto dove ho preso i personaggini di Jupiter e Moon. Poi mi metto a editare il video di sabato, che voi il video di sabato 17 febbraio, che lo vedrete domenica 18 febbraio 2018 verso la sera, mentre il vlog questo qui lo vedrete lunedì 19 febbraio. Quindi vi abbiamo fatto mettere un po' di questo. Allora, io spero con l'arrivo dei soldi anche di comprare una normale esterna, così questi benedetti video non li devo dividere in due video, unirli, ma io spero anche di trovare una situazione economica molto meglio del tirocinio lavorativo, un vero lavoro, che io mi posso permettere di comprare una videocamera per fare i video. Eccoci, il caffè è arrivato. Ok, il caffè ora. Fate il rumore? Tutti il gas? Sì, fatto. Cioè, io sono paranoico su queste cose. Qui è più facile perché basta che apro. Se io devo accendere il gas come ce l'avevo nella vecchia casa, nella mia terra, qui che aiutano, io ho paura di luce. Cioè, da piccolo ho questa paura, paranoia, ho paura molto di accendere il fuoco. Vabbè, con il tasto elettrico. Vabbè, lasciate perdere perché non è meglio. Allora, oggi la giornata si rimane in casa perché sapete il tirocinio lavorativo, quindi la domenica è il giorno di riposo. Mi metto a editare il video, uscirà probabilmente l'unboxing del gadget del fanbox di gennaio. Allora, io spero che questo mese riesco davvero a comprare una memoria esterna tra comprare la Defunbox di marzo. Io poi se l'acquisto la Defunbox, io ritorno il 20 su a Firenze, nel giornata dall'11 al 20 la sera, quindi lo vedrete molto a me proprio dopo il 20 l'aprile della Defunbox, proprio. Il volume 5 di Sailor Venus, come i manga della Starcom su Amazon, e appunto pagare il pacco di Moon Planet Shop. Vi aggiorno che il pacco di Moon Planet Shop sono gadget Sailor, quindi quando si parla di acquisti da negozio di Moon Planet Shop sono dei gadget Sailor, tra cui un gashapon che non è proprio tutta la serie. È un gashapon che io mi piace molto, mi è a cuore questo gashapon. Sono due gashapon, non sono tutta la serie, mancano, lo vedremo in futuro, proprio perché adesso costano parecchi questi gashapon. Poi in Planet Shop mio, per ora le due Funko Pop Sailor, quando io prenderò con gli altri soldi. Poi dicevo appunto che in questo pacco
di gadget comparirà nei volumi 2 e volumi 3 del manga di Sailor Moon da Star Fox. Come per ora gli unici manga che voglio acquistare la priorità è quelli di Sailor Moon, quelli 12. Non ho spazio in casa, dietro al santuario della mia stanza sto cercando di capire dove posizionare questi 12 volumi del manga di Sailor Moon, perché lì non c'entra più, affinché mia sorella abbia in casa quella stanza. Non posso prendere tanto spazio. Poi quando davvero mia sorella andrà a convivere, non lo so se in futuro, non so quando, però in futuro anche Silvia andrà con mia sorella, ci lascerà Silvia quando se mia sorella andrà via da questa casa, Silvia andrà via con lei, perché appunto mia sorella continua con una figlia e lei Silvia è sotto la sua responsabilità, anche se l'anagra di canina al cognome di mio marito, vabbè, lasciamo perdere le burocrazie di Silvia, burocrazie canine diciamo così. Avrò tutto lo spazio del mondo in quella stanza. Vabbè, questi sono desideri, diceva la fatina di Cenerentola. Vabbè, quello è un altro discorso. Chiudo il vlog perché devo prendere il caffè e poi vado in Italia sabato 17 febbraio 2018. Nell'info box troverete i miei social network da Telegram a Facebook, il mio secondo canale, il Random YouTuber Boys, gestito insieme a Framur Matacana e Luca Metafrixia, Sailor Moon Fans affiliate ad Amazon, i canali dei ragazzi del Sailor Team da Chiaraccio e Sergio Livorsi, per arrivare a Trice, ex Beast Channel, fumetto di Max, per poi passare a i fratelli Click Top Anime Z, per poi arrivare a Luca Metabrixia e Framur Mate Channel. Noi ci vediamo martedì, penso martedì ci sarà un gameplay dedicato a Sailor Moon Drops. In questo periodo, come era successo con Chibi Moon, secondo giorno mi sono ritrovato già alla terzale per sbloccare Super Sailor Pluto. I giapponesi la chiamano Puruto. Vabbè, particolare questa pronuncia, mi piace molto, a volte la chiamo così. Ciao ciao!